finestra è stata pulita tutta, come possiamo vedere, tutta l'aria che circoscrive il palazzetto dello sport è stata ripulita, come si può vedere, perché abbiamo le foto che abbiamo immortalato quest'area come ci è stata consegnata, come l'abbiamo ereditata e come l'abbiamo resa in questo breve tempo. Di questo devo ringraziare tutti gli operatori che si sono spesi, perché qua c'è il lavoro di squadra alle spalle, non c'è il lavoro di un singolo. Magari la gente vede il sindaco che rilascia delle dichiarazioni, ma il lavoro del sindaco non basterebbe mai se non ci fosse una squadra che lavora costantemente. A tal proposito devo ringraziare Nino Farsaci, devo dire la verità, che nello staff del sindaco con compiti di esperto, va bene, e devo dire che è il cosiddetto braccio armato di questa amministrazione, perché il suo è un lavoro oscuro, è un lavoro che praticamente lui non ama le telecamere, sta dietro le quinte, però è uno che lavora, che ci dà l'anima, lo fa con amore, a volte magari eccede in qualche dichiarazione che va fuori dalle righe, ci fa arrabbiare tutti, ma fa parte del suo modo di essere. Va bene, di Nino Farsaci io nella mia squadra ne vorrei avere a dozzine. Va bene, anzi ce l'ho qua, è venuto a trovarmi, hai visto? Quindi non eravamo messi d'accordo, non mi devi pagare il caffè, sono in una fatta io indecenza, ho detto quello che mi esce dal mio cuore, perché la verità, ho detto che ne vorrei avere a dozzine di Nino Farsaci, perché sono bracci armati che in qualunque amministrazione fanno la differenza. Segnale subito forte per intervenire e dare intanto, renderlo pulito, perché si dice poverebbe sì, ma l'opti perché noi abbiamo voluto evitare questo, e anzi chiediamo la collaborazione a tutte le associazioni che sicuramente non ci faranno mancare il loro supporto affinché ci aiutino, va bene, a rendere questa struttura quantomeno decorosa sotto l'aspetto della pulizia, perché poi per il resto ci penserà ovviamente l'amministrazione comunale a intervenire per opere strutturali, per opere di rigenerazione, di riqualificazione dell'area. Vedremo un pochino cosa possiamo non inventarci, cosa possiamo mettere in atto per quanto riguarda tutto il resto. Quindi ci tenevamo ad augurarvi un buon inizio di anno, le attività domestiche ormai sono prossime, e l'amministrazione comunale è sensibile a questo tema, l'assessore Miceli, non è che detiene la delega allo sport, non ha voluto mancare a questo momento, che ci vede tutti qua insieme, e augurarvi un bocca al lupo per le attività che le vostre rispettive associazioni inizieranno. Mi pare gli allenamenti per ormai sono già incominciati, e quindi di questo l'amministrazione è attenta, bene, i nostri uffici sono molto attenti, cercano di soddisfare le esigenze di tutte le associazioni in un contesto di, diciamo, omogeneità e di buon convivere tutti insieme nell'interesse esclusivo delle associazioni, della comunità e del comune di Spadafora.